Benvenuti alla quarta puntata della serie Vita da Bandisti. Iniziamo a presentarvi le figure che compongono una banda. Non possiamo che partire dalla figura del nostro ex presidente, Mantice, che purtroppo ci ha lasciato 2 anni fa. Da subito abbiamo cercato di ricordarlo con il sorriso in tutte le iniziative che ora vi presentiamo. Non è facile aprire la scatola dei ricordi e trovare un unico momento particolare per raccontarvi di Bruno. In tutti questi anni passati con lui ci siamo trovati coinvolti in attività, fatiche, discussioni, risate, arrabbiature, perché lui era così. Aveva una gran fede, amava la sua famiglia, amava il lavoro, amava la sua montagna, le sue castagne. Era un uomo generoso e aveva un alto senso del dovere e della solidarietà. Era un uomo sincero e faceva dell'umiltà la sua forza. Era un amico di tutti, amava l'allegria, era leale e schietto. Era custode delle tradizioni e dei costumi, aveva un grande senso dell'onore, ricordava doverosamente i caduti. Difendeva i valori della società, era un esempio di altruismo. Era legato alla propria bandiera, sia il tricolore, ma soprattutto quella bianconera. Non scendeva a compromessi sui principi. Era pronto ad aiutare gli altri ed era pronto a sacrificio. Ma soprattutto aveva un alto senso civico. Amava la verità e la giustizia e, perché no, anche un bel bicchiere di vino. Se avete qualche ricordo di Mantice che volete condividere con noi, scrivetelo nei commenti. Vi annuncio già che nelle prossime puntate abbiamo delle nuove domande che ci sono state fatte a cui vi risponderemo.